Anche il senatore Franchi è qui questa sera per l'inaugurazione di questa opera imponente, veramente per una zona così periferica di Mociano. Ma noi approfittiamo della figura di Franchi comunque per fare le solite domande rituali che noi consideriamo di politica provinciale, ma è una politica probabilmente che interessa anche la località di Mociano. Questa proposta del Partito Socialista di un rinnovamento, probabilmente per aprire nuove vie al Partito Comunista, nuove alleanze, è una verità o è qualcosa così campata in aria? Beh, tutti sanno che noi abbiamo sempre lavorato con tenacia, direi con pertinacia, per ricostruire un rapporto a sinistra. Qui a Mociano, pur avendo la maggioranza assoluta, abbiamo lavorato per riannodare fili a sinistra che si erano interrotti. Questa amministrazione adesso lavora e, nonostante limiti e insufficienze che pure è possibile registrare, è un'amministrazione che gode della fiducia e del sostegno della stragrande maggioranza dei cittadini di questa realtà. Per quanto riguarda le notizie di stampa secondo le quali da parte del Partito Socialista ci sarebbe l'intendimento di riaprire, non a parole ma con atti concreti, un rapporto a sinistra, e noi non possiamo non considerare questo un atto importante. Ci auguriamo che alle parole facciano seguire i fatti. C'è qualcuno comunque che si domanda: ma allora il Partito Comunista lascerà le alleanze con la Democrazia Cristiana in quelle sorte di alleanze delle USL di Atri e di Sandomero? Ma noi riteniamo che l'alleanza con il Partito Socialista sia importante e i nostri comportamenti l'hanno sempre ampiamente dimostrato. Tutti sanno come si è arrivati a quelle soluzioni alla ULS di Atri e di Sant'Omero. Si era perso molto tempo, i partiti del vecchio pentapartito avevano dimostrato la loro incapacità a dare un governo alle ULS. Noi, soltanto per garantire il governo di strutture importanti come le unità locali sociosanitarie, siamo andati ad un accordo e riteniamo che, nonostante i limiti, quelle ULS stiano lavorando. Una domanda personale: tu adesso sei senatore, sei stato per tanti anni anche sindaco, torneresti a fare sindaco? Ma io penso che questa sia una domanda un po' imbarazzante. Per la tua Giulianova? Ma io ritengo di aver servito il mio partito e la città di Giulianova partendo anche da limiti soggettivi. Penso di aver fatto tutto quanto era nelle mie possibilità. Giulianova oggi ha un sindaco efficiente e quindi mi pare che debba continuare a governare come ha fatto fino ad oggi quella realtà. Noi veniamo da una campagna elettorale e amministrativa che ha visto il nostro partito conseguire la maggioranza assoluta. Vuol dire che l'amministrazione di sinistra di Giulianova ha ben governato, quindi non mi pare che si ponga il problema. L'onorevole Susi ha parlato prima della legge quadro sulle autonomie degli enti locali. Questo è stato un cavallo di battaglia del Partito Comunista per tanti anni. Veramente si riuscirà ad avere un provvedimento così importante per l'autonomismo comunale, provinciale e regionale? Ma l'onorevole Susi ha affrontato una serie di problemi. Io non voglio qui fare polemica, voglio soltanto ricordare a me stesso che noi comunisti abbiamo presentato delle proposte di legge per restituire la capacità impositiva agli enti locali, che oggi sono stati vengono penalizzati da una politica governativa tendente sempre più ad emarginare l'intero sistema delle autonomie locali. Ci auguriamo che nel corso di questa legislatura si possa varare un testo di legge che restituisca appunto ai comuni, alle province e anche alle regioni quel ruolo che viene loro assegnato dalla Carta Costituzionale. Fino ad oggi purtroppo sono state fatte soltanto chiacchiere, sono stati assunti impegni precettistici che poi sono stati puntualmente disattesi dai governi che via via si sono succeduti. Come cammina la conversione in legge del decreto finanziario? Beh, anche adesso insomma, il discorso si sposta su un altro piano. Noi abbiamo una posizione molto chiara che abbiamo esplicitato nei giorni scorsi e nella commissione competente della Camera e del Senato. Ieri, chiudendo
il Festival Nazionale dell'Unità, il nostro segretario generale ha fatto riferimento specifico alla legge finanziaria. Purtroppo questo governo ripercorre la strada dei governi che hanno malgovernato, a nostro giudizio, il nostro Paese. Con la legge finanziaria non si affrontano i problemi nodali della società italiana, ma si cerca di colpire lo Stato sociale, si cerca di far pagare sempre i ceti meno abbienti, i ceti più deboli. Si era detto che l'Italia era una nazione progredita, si era detto che l'Abruzzo era diventato una sorta di Eldorado del Mezzogiorno. Purtroppo i problemi nodali della società italiana e del nostro Abruzzo sono rimasti insoluti, anzi si sono acuiti ed esasperati. Basti ricordare che abbiamo 3 milioni di disoccupati in Italia, in Abruzzo abbiamo 70.000 disoccupati. Molti giovani addirittura preferiscono non iscriversi più nemmeno negli uffici di collocamento perché ritengono tale operazione ininfluente. Sono giovani laureati, giovani diplomati, giovani tecnici che coniugano così la loro disperazione andando su e giù per il corso. E io colgo l'occasione per dire appunto a quei giovani che hanno votato per i partiti che stanno al governo, che hanno votato per i Verdi, che hanno votato per il Partito Radicale, mi voglio rivolgere proprio a quei giovani che hanno ritenuto di dover punire, si fa per dire, il Partito Comunista, che oggi si trovano più isolati che mai di fronte al mercato del lavoro, sono stati illusi e disillusi. È un appello che voglio fare appunto a questi giovani: se vogliono veramente cambiare le cose nel nostro Paese, se vogliono creare le condizioni perché il Paese faccia passi sostanziali in avanti, perché in Abruzzo ci siano le possibilità per inserirsi davvero la produzione, bisogna sostenere la politica del Partito Comunista. Auguri, ce la torna. Concludiamo questa nostra carrellata con gli uomini importanti della politica locale, con il sindaco Claudio Ruffini. Claudio, noi siamo rimasti veramente abbagliati da quest'opera e non credevamo che si potesse fare una scuola elementare fuori dai tradizionali canali ortodossi in una periferia di una cittadina come Mosciano, una scuola così moderna, così importante, così pulita, così nuova e così piazzata, diciamo, anche strategicamente parlando. Dico, ma questa è una politica che voi state attuando da diverso tempo, oppure è stato un fatto soltanto di occasione fortunistica? No, certamente non è un'occasione questa qui, è fortunistica, come dici tu. E noi sulle scuole abbiamo fatto sempre una politica molto attenta, abbiamo dato sempre importanza primaria. Io, al di là di essere sindaco, sono anche un comunista e nella realtà socialista si privilegia soprattutto il mondo della scuola. Siccome dalla scuola possono nascere le leve del futuro, leve che siano positive per la società appunto che dovrebbe venire, rendendo dei locali, per quello che ci compete, idonei, efficienti alla vita attuale, alla società attuale, i bisogni che i ragazzi hanno, io penso che potremo dare un miglior risultato. L'abbiamo fatto già in passato una, diciamo, politica simile, anche se prima abbiamo dovuto recuperare anni di stasi, avevamo plessi proprio abbandonati, cioè quasi diroccati, servizi igienici che non esistevano, e quindi quei tipi di intervento l'abbiamo dovuto fare in molto più rapido, forse meno oculato. Oggi che abbiamo un po' più tempo, possiamo programmare diversamente, cerchiamo di farlo con più razionalità e più decenza. Dati alla mano, c'è qualcuno, i soliti critici nostrani, i quali parlano di una scuola costata tanto per pochi bambini. Dati alla mano, tu come sindaco ci dovresti spiegare la funzionalità appunto di questa spesa. Beh, la spesa si giustifica enormemente. Questa è una ristrutturazione, un ampliamento di un vecchio edificio. Non si poteva fare diversamente, perché c'è una critica anche perché non si è costruito un nuovo edificio. Il motivo principale, tu che sei anche, oltre al mio intervistatore, segretario comunale, lo sai che oggi accedere ai finanziamenti per l'edilizia scolastica è diventato difficile, perché lo Stato privilegia quelle zone dove ci sono i doppi e terzi turni. Qui non c'era questo problema, però c'era un edificio fatiscente. E noi abbiamo voluto fare quest'opera diciamo raggiungendo il più presto possibile al finanziamento, anche perché la gente premeva, gli insegnanti premevano, quindi c'era una pressione da più parti. Il costo inizialmente è partito con 455 milioni, il progetto complessivamente è stato aumentato
di 24 milioni e mezzo per diversi imprevisti che si sono porsi lungo la strada, come la storia della sottofondazione, alcune prescrizioni imposte dai vigili del fuoco per la legge antinfortunistica e antincendio, e aumentati di 24 milioni e mezzo. Inoltre c'è una spesa che abbiamo sostenuto pochi giorni fa per l'arredo, che ritengo non sufficiente, dovremmo andare oltre, di circa 10 milioni e mezzo, non mi ricordo l'esatto importo, ma dovrebbe essere 10 milioni e mezzo. Qui c'è bisogno di altri interventi. Perché ci serve bisogno di altri interventi? L'ho detto nel discorso iniziale, perché c'è il problema della sistemazione esterna. Una bella scuola come questa ha bisogno anche di un rifugio esterno, quindi dovremmo tornare a spendere. Qualcuno dice si è speso troppo, io ritengo che non si è speso molto, perché se va a favore dei ragazzi io penso che si è speso. Ecco, ma ci sono i bambini per frequentare questa scuola? Qui ci sono 5 aule di scuola elementare, numerosi. Pare che la media sia intorno a 20 ragazzi per ogni aula, e io ritengo che laddove ce ne sono di più, non perché si voglia avere un certo numero maggiore, perché non ci sono i locali. Quindi benvengo le scuole con pochi ragazzi, perché l'insegnante ha la possibilità di intavolare un discorso più umano, più vicino con l'alunno. 5 classi di scuola elementare, c'è il tempo pieno che viene frequentando normalmente una sezione di scuola, ruotano in un certo modo programmate dalla direzione didattica. Poi ci sono 2 sezioni di scuola materna, in virtù dell'ultimo decreto della Falcucci, credo, dove una sezione non può superare 25 bambini, qui abbiamo un'iscrizione di 35 bambini, quindi oltre i 25, 2 sezioni abbastanza sufficienti. Ma il discorso non è fatto per oggi, è fatto per il domani. Io penso che una buona amministrazione, un mio pensiero personale, non voglio invadere l'idea degli altri, è quello di programmare per il futuro. La stazione di Mociano, dobbiamo riconoscerlo, si presenta come una delle poche zone in forte espansione. C'è l'area industriale, c'è l'area artigianale, ci sono le uscite autostradali, oggi c'è quella dell'Adriatico, domani ci sarà quella che proviene da Roma, quindi l'espansione, anche se noi con i piani regolatori dobbiamo riconoscere, abbiamo dato più spazio al capoluogo e quindi abbiamo evitato quel fenomeno di traslazione che si è verificato, non so, tipo Bellante, tipo Castellalto, abbiamo cercato di bloccare, però è un fenomeno naturale, quello di andare a costruire nelle zone di sviluppo, e quindi la presenza poi di coppie giovani lascia presupporre. Allora parliamo di questa zona, dunque si parlava anche ancora del centro fieristico, sì. Che cosa c'è di vero ancora e di novità per questo vostro programma? Ma noi in questi giorni abbiamo cercato di appurare delle notizie, non arrivano notizie positive, prima di tutto non cercano di non darcele, sia a livello di Regione Abruzzo, sia a livello di FIO, non riusciamo a avere i dati precisi. Sembra di avere a che fare veramente un mondo strano, non so che c'è di male a dire, ad esempio, che il progetto sia stato bocciato o non finanziato. Quindi notizie non chiare, imprecise, ma pensiamo non positive per il centro fieristico, anche se su questo centro c'è stata la confluenza della Camera di Commercio, dobbiamo dirlo questo, e invece su quello di Sant'Egidio, dove pare che sia stata l'assenza del FIO, questa confluenza non c'è stata. Sì. Quindi noi crediamo ancora in quest'opera, ci crediamo fermamente e battaglieremo fino in fondo, non per, come ho detto prima, per una questione campanilistica, si deve fare per forza a Mociano, perché riteniamo che geograficamente sia il posto adatto. Ci sono appunto questa viabilità che rende accessibile la posizione del centro fieristico. Io approfitto, voglio approfittare adesso in questo momento anche di ricordare il tuo invito fatto agli organi politici per il problema della ferrovia Giuliano a Teramo, ed è un problema che noi abbiamo sentito anche come organi di stampa e di informazione. Adesso brevemente ci dovresti ricapitolare il tuo pensiero su questo fatto così importante anche per Mociano. Beh, io devo dire che non è stato accolto bene dai mocianesi e forse da molta gente che vive a lungo questa ferrovia, perché certamente crea dei grossi problemi per attraversare. Però io dico questo, se noi pensiamo di risolvere i problemi anche quando questi non vanno più bene, chiudendoli, penso che sia proprio sbagliato. L'errore di questa ferrovia sta nel fatto che, come al solito, si mettono delle cose in parallelo, quindi quelle famose corse dell'ARPA, cosiddette ferroviarie, si potevano benissimo evitare, ci sono appunto queste corse della Lettorina che possono sostituire benissimo. Si trattava di fare un piccolo intervento per allungare la ferrovia fino a dentro Teramo e quindi il problema sarebbe stato risolto.